Buongiorno, sono Raffaella Manzini, sono docente di economia e organizzazione aziendale, che è un insegnamento del secondo anno della laurea di ingegneria gestionale, e vi presento molto brevemente il corso di ingegneria gestionale. Dunque, innanzitutto bisogna dire che è un corso di laurea in ingegneria, quindi il primo anno è speso inevitabilmente ad apprendere le conoscenze di base di qualunque ingegnere. Al primo anno quindi gli insegnamenti sono tipicamente analisi matematica, fisica, chimica, informatica, che sono quelli che contraddistinguono in realtà tutti gli ingegneri a livello nazionale. È solo al secondo anno che si innescano le materie più caratterizzanti il gestionale, e queste materie sono quelle che forniscono le conoscenze di base dell'economia aziendale e dell'organizzazione aziendale, ma anche della gestione della produzione e della logistica. È quindi al secondo anno che il nostro ingegnere in LIUC diventa un ingegnere gestionale. Al terzo anno poi ci sono gli insegnamenti, quelli di specializzazione e quelli più di carattere applicativo. Quindi si riprendono le materie dell'economia, dell'organizzazione, del controllo di gestione, della produzione, della logistica, ma non più in termini solo teorici, ma in termini applicativi. Al fine di massimizzare proprio la possibilità di specializzazione e di applicazione, in LIUC abbiamo progettato due percorsi per il terzo anno di ingegneria gestionale. Un primo percorso più destinato a chi intende specializzarsi nelle caratteristiche dell'impresa industriale manifatturiera. Qui quindi ci saranno insegnamenti più dedicati alla progettazione di impianti produttivi, alla gestione in senso lato della fabbrica e di tutte le sue problematiche. Il secondo percorso di specializzazione invece è più destinato a chi preferisce approfondire le conoscenze in un ambito di servizi, e il secondo ramo di specializzazione si chiama infatti in business services. È una specializzazione che consente di applicare le conoscenze dell'ingegnere gestionale nell'ambito, per esempio, dell'information and communication technology, ma anche di altri servizi che tipicamente impegnano le imprese italiane, come la sanità e nel futuro le banche e la finanza. Ecco, possiamo quindi dire che l'ingegneria gestionale in LIUC è un'ingegneria gestionale molto particolare, perché consente, credo unica nel panorama italiano, di applicare le conoscenze direttamente in ambito industriale o di servizi al terzo anno, evitando quindi di lasciare che le competenze restino a livello puramente teorico. Grande Raffa!